Ed eccoci qua, come ogni venerdì mattina, anzi prima eravamo al martedì, adesso è il venerdì, ad avere un'anteprima importante, esclusiva, con il dottor Augusto Grando Tocci, che in questo momento, voi lo sentite al telefono, ma lui si trova a Roma, credo negli studi Rai già, o no? Ancora non sono arrivato, però sto andando agli studi Rai. Ma non hai dormito a Roma? Sì, ho dormito a Roma, ma mica c'è l'albergo dentro al coso, dentro allo studio. Io sono abituato alle nostre distanze, Arezzo, no? Vedi che vuol dire vivere nelle... A Roma il tempo è bello, se lo vuoi sapere, ma credo anche Arezzo, vero? Certo, sì. No, qui è bruttissimo, sta piovendo a dirotto. Ma non è vero. No, scherzo. Bugiardo, no, qui comunque il tempo è bello, freschino anche qui, ma insomma... Per ora per andare alla Rai non mi bagno, dai. Ascolta, ma nella spending review t'han tolto l'autista, è vero? Nella spending review? T'hanno tolto l'autista. Sì, l'autista, vabbè. Vai col taxi. Ma comunque vado lo stesso. Ho capito. Vai col taxi, vero? Ma sì, senz'altro. Stamattina tocca il taxi. Senti, Augusto, e ci anticipi che cosa farai? Barba di becco laureata. Allora, barba di becco intanto è una specie di carota selvatica, un'erba selvatica che fa una radice bianca, sul tipo della pastinaca, ma questa appartiene alla famiglia delle asteracee, la pastinaca delle ombrellifere. Ecco fatto. Ma non per darti tono, ma queste cose le conosco. Ci ho capito un cazzo, se mi rispieghi. Allora, laureata sta barba di becco perché me l'ha fatta tornare in mente un'amica che si chiama Laurea, o meglio Laura. Allora io gli ho voluto dare questo riconoscimento. Laurea. E gli ho insegnato come deve fare a cucinarla, punto e basta. Allora, prima di tutto mi sembra quasi impossibile trovare quest'erba, ma in realtà... No, è facile, ma quando ci hai messo l'occhio una volta la trovi sempre. E poi in televisione dopo la vedremo, a parte che la Rita ha già provveduto a metterla in onda per farla vedere. E no, come la cucini questa barba di cornuto? È molto semplice, prendo queste radici che adesso sono ricche di principi attivi perché d'inverno i principi attivi vanno sottoterra per salvarsi, la metto, la faccio a rotelline, la faccio... cuocere un poco in un bagno di olio d'oliva, e poi dopo questo ci metto la patata grattugiata insieme, mescolo il tutto, un pizzico di sale e una grattatina di noce moscata, basta, e così si mangia. Ma è un primo o un secondo? Ma la puoi utilizzare in tutti i modi, io però la utilizzerei come secondo, e aggiungo come curiosità, ho fatto delle palettine, 7 per essere precisi, 7 palettine, una per ogni gnomo che partecipa alla mensa di Antonella Clerici. Perché quanti? Rustiche rudimentali fatti con bastoncino, un pezzettino di sambuco e via. Bene, sei un grande. Ti vedremo dopo, ti ringraziamo di averci detto prima quello che farai dopo. E io lo faccio molto volentieri perché voi siete una coppia di cristiani che ve lo meritate. Una coppia di... La Rita è musulmana comunque. No, anche la Rita, una brava città. Vai. Grazie Augusto, buona giornata. No, grazie altrettanto. Ciao.